Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Questa volta vi porto a fare un'esperienza un po' diversa. Infatti io, mio fratello e altri due amici ci siamo avventurati in una piccola impresa verso il Monte Soglio, che è il monte più alto qua dietro casa nostra. Non sicuri di arrivare in cima alla montagna, non sicuri di riuscire alla nostra piccola impresa. Ci abbiamo provato, guardate il video per sapere com'è andata e quanto ci siamo divertiti. Però ci fidiamo. Ok, stiamo andando a Monte Soglio. Sono con mio fratello e altri due amici. È la seconda volta in vita mia che uso le ciaspole. Vieni Pina, sono portato anche lei. Sta giocando nella neve. Adesso continuiamo la nostra camminata verso il Monte Soglio. Su dovrebbe essere uno spettacolo. E da dove siamo partiti noi sono circa 1000 metri di dislivello. Tra l'altro qua potete notare molti dei percorsi che faccio in mountain bike d'estate. Io d'estate vengo giù di qua, a questo sentiero, con Nick e Silvio, i miei due compari che stanno arrivando. Fa strano vedere questi posti che di solito vanno percorsi in bici, fatti a piedi. Però che figata, raga! Oggi ho da fare un'ora e mezza di camminata, però un po' di più. Ehi, fermi tutti. Ragazzi, vi siete iscritti al canale? Per chi non l'ha ancora fatto, lo può fare adesso cliccando iscriviti qui sotto, così da non perdervi neanche un video di quelli che usciranno nelle prossime settimane, ogni mercoledì alle ore 18. Inoltre ragazzi, ho creato sul mio canale delle playlist che sono delle raccolte di video in base alla categoria di argomento. Le potete trovare, vi lascio il link qui sopra, una playlist per esempio, sotto la voce playlist, così da non perdervi neanche un video di quelli vecchi che magari non avete visto. Ok, possiamo continuare. Diciamo che questo, in accordo con il mio preparatore, potrebbe essere una tipica giornata di dicembre. Quindi la bici per ora resta in garage, un po' di rulli, qualche uscitina, però poca roba. Sport alternativi, una bella camminata. Non ero mai venuto qua su al Soglio, ma non c'ero mai venuto a piedi, perché in bici questa salita di solito d'estate la consumiamo insieme ai miei amici. Commentate magari con cosa vi piace fare a voi in questo periodo di dicembre, su come passate le giornate, come vi allenate e come vi preparate. Cambiamo di neve. Eh sì, eccolo là il rifugio. Certo che c'è un bel tempaccio, eh? Qualcuno che con gli sci. Ciao. Sono stato l'ultimo a arrivare, ma solo perché ho dovuto fare il reporter di questa pazzesca e incredibile impresa. Abbiamo deciso di avventurarci verso il monte, quindi sopra il rifugio. Qua c'è una casa. Un'alpe. Sì, effettivamente pensavo fosse più impegnativo questo Everest. Alla fine è fattibile, con un po' di allenamento. Vero Pino? Che dici, è fattibile? Stare nel mio bel salottino, caminetto, cioccolata calda. Invece mi sono dato all'alpinismo. Dai, grinta, ci vuole grinta. Thank you.
La discesa, ragazzi, è una delle parti più difficili e più sottovalutate di questo sport. E vi posso dire che è veramente impegnativo. Guardate qua come si scivola. E se non si è allenati si fa parecchia fatica. Forse conviene andare giù di culo. Televisione, Pina. Sì, non è male. Ma di tirare il tentativo. Ok, siamo a 16 km. Inizia a essere un po' stanchino. Sta anche nevicando abbastanza forte. Anche Pina è stanca. Pina, sei stanca? No, non sente niente lei. La montagna è sempre veramente fantastica. Questo è un sentiero che si fa in bici anche. È fatto così. Sembra di essere in un altro posto. Detto ciò, ci vediamo direttamente quando sono a casa, perché ho finito l'archivio del telefono, ho finito tutte le batterie possibili e immaginabili e sono un po' finito anche io, quindi... Neve molto molto farinosa in punta, molto bagnata in fondo. Bella uscita, bella compagnia, ottima conquista su in cima, tanta roba. Bro? Uscita easy. Potevamo... già. Lui è l'uomo esperto della montagna, quindi sì, per lui oggi è stato un test per i prossimi obiettivi futuri. Umiltà. E questo era tutto, quindi ragazzi, della nostra giornata in montagna. Come avete visto, ci siamo improvvisati alpinisti, ci siamo divertiti. Spero anche voi vi siate divertiti a vedere questo video. Quindi se è così, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e se vi va condividete il video. Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video sul canale ogni mercoledì alle ore 18. Ciao!